Ed è arrivato un pacchettino, altro che pacchettino, ma cosa sarà mai? Beh, insomma, abbastanza ingombrante, vediamo cosa contiene. E andiamo quindi a iniziare subito l'unboxing. Vi tralascio tutte le vicissitudini pari a un'odissea per far arrivare questo pacco dopo i continui ritardi e rinvii del corriere BRT, scandaloso, e passiamo all'unboxing vero e proprio. Vabbè, visto che l'unboxing è lungo, pur facendovela breve, ve la racconto. Il pacco dove ho comperato su eBay durante una promozione, quindi il prezzo era assolutamente ottimo. Il pacco, dicevo, doveva arrivare tra venerdì 6 dicembre e lunedì 9 dicembre. Queste erano le tempistiche che erano date. E con mia sorpresa, la mattina del 6 dicembre mi arriva un SMS da BRT che mi dice che il pacco è in consegna. Benissimo. Io mi organizzo, mi riorganizzo la giornata per andare a ritirare il pacco che arrivava in portineria. Fatto sta che nella tarda mattinata arriva un altro SMS che mi dice che per motivi organizzativi loro la consegna è stata rinviata a lunedì 9. Vabbè, siamo ancora nei tempi. Quindi mi riorganizzo lunedì 9 per ricevere il pacco, pacco che non arriva. E quindi io verso le 5 qualcosa telefono a BRT Landriano, che mi dice che no, non è stato possibile consegnare, ma lo consegnerà sicuramente il giorno seguente, ovvero siamo al 10, fuori tempo massimo di un giorno. Va bene. Il 10, controllo al mattino, pacco che sembra essere in consegna, ma dopo un aggiornamento del sito, la consegna del pacco è stata rinviata ancora di un giorno. Ritelefono a BRT Landriano, il quale mi dice che loro comunicano ai loro clienti abituali che durante il Black Friday, Cyber Monday e Natale hanno grossi problemi a consegnare dei pacchi di grosse dimensioni e quindi le consegnano dopo le feste, col cavolo dopo le feste. Protesto vivamente e allora l'addetto mi dice che ok, metterà la consegna tassativa del pacco al giorno seguente, ovvero l'11, mi pare, giusto? Sì. L'11 però al mattino, controllo il sito, sembra che sia prevista la consegna, ma dopo un ulteriore aggiornamento del sito alle 9:30, di nuovo la consegna è rinviata al 12 di dicembre. E allora mi girano le scatole. Ritelefono a BRT Landriano. Dopo due o tre telefonate molto vivaci, finalmente si decidono a dirmi che lo consegneranno il giorno dopo. Probabilmente hanno ricevuto, sollecitate dal sottoscritto, le telefonate sia dal produttore GFK Fitness sia dal venditore su eBay. Anche loro notevolmente arrabbiati con BRT Landriano e quindi miracolosamente l'11 dicembre nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, arriva il tapirulano. Complimenti a BRT perché si fa cogliere impreparata nel periodo clou delle consegne. Basterebbe assumere a tempo più personale per riuscire a gestire questo periodo che dovrebbe essere, come dire, favorevole e non un problema, ma questi sono problemi loro. Andiamo a proseguire l'unboxing del tapirulano. E qui diamo una accelerata 4x al video in modo da far passare prima tutto questo lavoro di spacchettamento.
E voilà! Come per magia l'abbiamo tolto dalla scatola e ora lo dobbiamo portare in casa. E voilà! Con un'altra magia è arrivato in Sei. camera dove poi sarà la sua posizione finale. Aspetta che non mi ricordo. Questo funziona bene, questo invece non si riesce a alzarlo e spostarlo. Sì, la rotella destra si era leggermente Riscatto. incastrata, ma poi viene tutto risolto. Nessun problema. Sì, così dovrebbe essere a posto. Togliere la plastichina. Ok. Porta i pad così si gira in basso e così si mette in alto. È un po' piccolino, non è che dia molto affidamento. Potevano fare qualcosa per bloccare l'iPad perché il mio 12,9. Tanto in modo che si capisca quanto è difficile. Sì, diciamo che le prime volte non è certo facile individuare il punto dove va attaccata la presa che dà la corrente al tapirulan, essendo un tapirulan elettrico. Ecco, forse l'abbiamo trovata. Sì. Bene, poi col tempo e l'esperienza Ogni diventerà volta più bisogna facile. fare. Queste in teoria andrebbero montate e smontate ogni volta che si chiude il tappeto. Sì, figuriamoci. Che praticità. Qui ci sono i tappini da togliere prima di poter avvitare le manopole, sempre che uno le voglia, perché poi ribadisco in teoria sì, che genialata. Uno dovrebbe fare sto lavoro ogni volta, ma figuriamoci. E qui diamo un'accelerata 8x perché è da esaurimento nervoso mettere queste maniglie. Ora, io non vorrei dire, ma non vi è venuto in mente di dare una brugola che almeno fosse più lunga e potesse fare il giro senza incontrare la maniglia ogni volta? Cioè, voglio dire, oppure un diverso sistema di assemblaggio delle Problema sì, maniglie. poi ogni volta che lo devo chiudere devo smontarla. Ok, Una roba fatta diciamo che monteremo anche la intelligente. seconda maniglia, vi risparmio il video perché è da esaurimento nervoso. Comunque ci sarà un video successivo in cui dirò le mie prime impressioni dopo un paio di corse sul tapirulan mie e un po' di corse anche della mia donna. Questo video è finito, metti mi piace. Iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno pubblicati. Guarda altri video, ce ne sono di vari generi. Ci vediamo al prossimo video con le prime impressioni di utilizzo del tapirulan. Ciao, alla prossima!